Buongiorno a tutti, benvenuti alla sala stampa del centro sportivo GB Fabbri SPAL, conferenza stampa pre-gara di Empoli SPAL, 32esimi di Coppa Italia, gara che si giocherà domani sera alle ore 21 allo stadio Castellani di Empoli. Prima delle domande al nostro tecnico, vi diamo gli indisponibili che per l'incontro saranno Varnier e Thiam. Prego per le domande. Buongiorno mister, Alberto Benanzi, Radio Dolce Vita. Questa partita con l'Empoli praticamente apre la stagione a tutti gli effetti. Ecco, come sta procedendo il suo lavoro? A che punto siamo con la preparazione in generale, sia quella atletica che con gli schemi? Ma credo che sia stato fatto un lavoro importante. Abbiamo cercato di costruire la base sul quale poi continuare a incrementare di settimana in settimana un certo tipo di percorso che credo abbiamo intrapreso in modo positivo nell'atteggiamento, nella volontà, nella capacità di interpretare le situazioni. È chiaro che dopo molto dipenderà da quanto riusciamo poi a trasferire in campo, e questo è un test sicuramente importante, perché è un test con una squadra di Serie A che ha dei valori importanti ed è una partita ufficiale dove il risultato comunque è assolutamente determinante sia per l'Empoli che per la SPAL. Nella rosa a sua disposizione, dal punto di vista atletico, i giocatori sono tutti pronti? C'è qualcuno che è un po' indietro rispetto agli altri? Beh, ci sono stati la Mantia, Moncini, che hanno avuto qualche problema gli ultimi giorni di ritiro, però hanno lavorato con grande intensità in questi 10 giorni, e quindi mi sembra che a livello generale stiamo tutti abbastanza bene, tenendo conto del momento della stagione, che siamo nella fase iniziale, però dal punto di vista generale c'è una buona condizione. Buongiorno mister, Lorenzo Montanari, Nuova Ferrara. Volevo chiedere un po' due parole anche sui vostri prossimi avversari, insomma sull'Empoli, che squadra è? Ha già detto, insomma, una squadra di Serie A, una squadra importante, se entro un po' più nel dettaglio, ecco. Ma l'Empoli è una squadra che da tanti anni si contraddistingue proprio per la capacità di fare un certo tipo di calcio, di avere un certo tipo di atteggiamento in campo, e credo che non varierà quest'anno. Ha cambiato allenatore rispetto allo scorso campionato, però credo che le idee e le finalità col quali affrontano le partite rimangono le stesse, che è quella di provare a giocare a un certo tipo di calcio, di avere un certo tipo di atteggiamento e di cercare di vincere giocando. Quindi ci troveremo di fronte sicuramente a una squadra che ha valori tecnici, individuali, che ha anche sicuramente acquisito un'esperienza sia di società che di giocatori importanti, perché da qualche anno ci sono molti giocatori che sono all'interno della rosa, quindi hanno un'identità importante, e sarà sicuramente un test molto difficile. Dovremo cercare di affrontare con grande attenzione, ma cercando di giocarcela. Buongiorno mister, Matteo Langone, Il Resto del Carlino. Proprio in relazione all'Empoli volevo chiedere se secondo lei, proprio per le qualità dell'Empoli, questo come ultimo, diciamo tra virgolette, test prima del campionato è il migliore che la SPAL potesse affrontare, o se invece come squadra è la peggiore da affrontare, avrebbe magari preferito un altro avversario? Io credo che quando si affrontano avversari che hanno il valore che ha l'Empoli diventa una prova importante, quindi per noi è sicuramente di grande valore. Io sono contento di affrontare squadre che anche sono di categoria superiori, perché ci mettono in condizioni di avere grande attenzione, grande concentrazione, e questo è un aspetto sul quale, visto l'inizio del campionato tra una settimana, diventa particolarmente importante. E poi volevo chiederle in relazione a quello che ha detto prima sulla rosa, quindi la Mantia Moncini come coppia d'attacco, sarà possibile vederli o lo esclude? Stanno bene, quindi adesso abbiamo fatto l'allenamento stamattina, credo che sono tutti a disposizione, convocati, e sono tutti in condizioni di poter giocare.
Allora, mister, buongiorno. Per lei la prima conferenza da inizio anno, l'anno scorso è arrivato in corsa. Quali sono i vantaggi nel cominciare un percorso e se ha la sensazione che questo possa essere l'inizio di un progetto? Sicuramente impostare con un po' più di tempo, quest'anno non si è avuto tantissimo tempo perché abitualmente i campionati iniziavano alla fine di agosto o i primi giorni di settembre, quindi sicuramente abbiamo avuto un po' più di tempo per cominciare a impostare un certo tipo di lavoro e questo, come ho detto prima, è stato fatto e sono particolarmente contento di questo tipo di situazione, per cui è un grande vantaggio cominciare a lavorare dall'inizio e avere un certo tipo di avere un po' di tempo per impostare un certo tipo di identità alla squadra, e questo credo che ci possa sicuramente agevolare nel tempo. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai chiesto, non me la ricordo. Le chiedevo se aveva la sensazione che potesse essere l'inizio di un progetto. Perfetto. Ma l'idea sicuramente della società è di costruire un progetto, di costruire una squadra che abbia un'identità poi nel tempo, e questo è sicuramente un aspetto importante. Dopo credo che come sempre nel calcio contano molto anche i risultati che ti permettono poi di continuare e soprattutto di identificarti in questo progetto, però diciamo che alla base sicuramente c'è la voglia di poter provare a costruire qualcosa di importante. Tra i giocatori presenti in ritiro ci sono stati anche vari giovani, parlo di Puletto, Bocca, Saiani, è arrivato anche Prati nelle ultime settimane. Pensa che possano essere giocatori già in grado di ritagliarsi uno spazio all'interno della stagione, che sicuramente sarà lunghissima? Assolutamente sì. Allora io la incalzo con un'altra domanda. Maestro, anche lui ha avuto un po' di problemi, a che punto è pronto? No, Maestro ha avuto un intervento al naso e l'ha dovuto fare un tempo vicino all'inizio del ritiro perché il chirurgo che ha fatto l'intervento aveva spazio solo in quel momento in cui ha fatto l'intervento. E quindi ha ritardato, diciamo, il lavoro collettivo e di gruppo e soprattutto ha dovuto ritardare il lavoro con la palla, perché chiaramente se avesse preso qualche botta sull'intervento che ha fatto rischiava magari qualcosa di grave. E quindi, però, dal punto di vista atletico, quindi ha fatto un lavoro diverso rispetto ai suoi compagni, ma ha fatto un lavoro importante dal punto di vista atletico. Adesso da due settimane sta lavorando insieme con i compagni, l'ultima settimana in modo importante, quindi al completo in tutte le esercitazioni, e quindi credo che dal punto di vista atletico sicuramente è in buona condizione. È chiaro che gli manca un po' il ritmo della partita e le possibilità di aver fatto delle amichevoli che i suoi compagni hanno fatto e lui non ha fatto. Però diciamo che dal punto di vista della condizione è un giocatore che è a disposizione. Chiedo, a livello personale, le piace il format della Coppa Italia che c'è appunto qui in Italia, con le big che entrano dopo, comunque si gioca sempre in casa della più forte o comunque quella che è considerata la migliore, o preferirebbe magari un format tipo all'inglese con subito le big dentro e magari che vengono loro qua nelle città delle più, tra virgolette, piccole? Sicuramente mi incuriosisce molto di più quella che fanno in Inghilterra, dove tutte le squadre possono giocarsi tutto fin dall'inizio, e credo che sia una modalità per creare competitività e soprattutto
per portare magari grandi squadre in città più piccole e quindi creare entusiasmo anche in realtà calcistiche che non hanno il numero di tifosi che possono avere Juventus, Milan o Inter. Mi piacerebbe sicuramente vedere una modalità diversa, però noi dobbiamo sempre poi adeguarci a quella che è la situazione e quindi sappiamo che andiamo a giocare contro una squadra che in questo momento è in Serie A, che giochiamo sul loro campo, giochiamo in una situazione di inizio stagione, quindi sarà una partita molto difficile. Però a livello generale credo che mi piacerebbe vedere un format diverso. Mister, ieri sono uscite le liste dei numeri di maglia e sono 36 i giocatori. Si aspetta che venga un po' sfoltita la rosa da qui a fine agosto? Sicuramente il numero di calciatori in questo momento è un numero importante, però io credo che sia giusto parlare di tutti quelli che ci sono e di considerarli tutti, perché in questo momento io ho grande stima e rispetto di tutti. Poi il mercato è aperto fino alla fine di agosto, vedremo quasi se ci saranno delle opportunità. L'ultima punturina, Proia è un sogno? Potrebbe essere un sogno? Ti rispondo allo stesso modo, per il momento parlo solo di quelli che ci sono. Grazie.